Yep. Enzi ha detto: se sei bravo, ti scopriamo. Quindi ti hanno scoperta. Come è successa questa cosa? Ma secondo me è stata anche un po' la costanza, che poi fa ridere perché in realtà è uscito un solo progetto, però più che altro sui social, triste da dire ma è vero, e con i feedback insomma della gente ogni volta, freestyle dopo freestyle, mi hanno scoperto insomma chi di dovere. E quindi praticamente tu hai iniziato facendo un sacco di live. Ma in realtà, visto che qua a Lugano, forse te ne sarei accorto, non è che ci sia così tanto movimento hip hop proprio. Forse adesso già si sta iniziando a muovere un po' qualcosa, ma gli scorsi 5-6 anni non c'era molto, era tutto un po' statico. E vabbè, ho iniziato facendo freestyle in giro a caso, con gli amici però, così random. Però in realtà credo proprio postando i freestyle su Instagram, cioè... appunto pezzi di un minuto, 16 barre e così ho iniziato. Poi ho iniziato a suonare nei bar qua in giro, tra cui qua dentro, uno dei miei primi live. Come una ragazza cresciuta, mi sembra una famiglia normale a Lugano, ti sei presa così tanto con il rap? Cos'è stato che ti ha detto: wow, questa cosa mi piace un sacco? Ma... ci pensavo proprio oggi che stavo guardando l'intervista di Ernia, adesso mi sfugge il nome del podcast, quello in bianco e nero, vabbè, che anche lui parlava degli inizi, e credo che è stato comunque un processo lento, perché una volta non c'erano i computer, cioè almeno non era così accessibile l'internet, che è una cosa che oggi si dà per scontata. Però mi ricordo i primi approcci all'hip hop erano stati con Tranne Te di Fibra, ovviamente. E lì avevo detto: wow, incredibile! Però c'era solo quel caso lì che era arrivato al mainstream da noi, cioè da noi alle scuole elementari, quindi era stato un caso isolato, no? E non so, probabilmente il fatto che era estremamente in contrasto con la mia educazione, che dalla mia famiglia, che comunque hanno tutti studiato musica classica, io quella roba non la sentivo mia, la proprio detestavo da piccola, avevo un ribrezzo per sta roba. Ho trovato l'hip hop che è esattamente l'opposto, è molto più democratico, è molto più inclusivo, e visto che io mi sentivo molto esclusa da tanti contesti, l'hip hop è stato un po' l'abbraccio caldo di cui avevo bisogno probabilmente. Come per tanti è stata una piccola forma di ribellione rispetto a quello che avevi intorno. Sì, sicuramente sì. Mettersi su Instagram, sui social, vuol dire che esci un po' dalla tua zona di comfort, no? E inizi a essere giudicata. Mia nonna mi raccontava che già da piccola, tipo a 4-5 anni, io avevo paura, cioè tipo quando andavo in giro pensavo che tutta la gente sparlasse di me, cioè, capito, 5 anni ti dici di cosa devi sparlare e del gioco che è più bello del tuo. No, però sono sempre stata super paranoica sul giudizio degli altri, veramente troppo, in modo molto autodistruttivo. E, però, diciamo, l'assist mi è stato fatto dal Covid, perché le prime robe le ho pubblicate in quarantena, no? Quindi non avevo proprio il confronto diretto con la gente, era più una cosa, diciamo, in una sfera isolata, perché ero a casa mia, i commenti non li guardavo per evitare di andare in para, quindi è stato un inizio molto più soft rispetto a magari, che ne so, andare a fare un live e venire insultati con i pomodori marci addosso, no? E quindi credo che se non ci fosse stato il Covid non avrei iniziato così a pubblicare tanta roba in modo così impulsivo, ecco. È stato quello anche. Quindi hai iniziato a pubblicare e quali sono... cioè, perché tu hai detto non guardavo i commenti, però prima o poi qualche commento di qualcuno magari un po' più pesante l'avrei letto. Vabbè, Matta, che in primis, che io ho iniziato a scrivere anche grazie a lui. Comunque, perché mi piaceva un sacco, mi ricordo alle medie un mio amico mi aveva fatto sentire Via Crucis, che è un pezzo di Mattak vecchio,
ero rimasta folgorata e quindi, come anche tanti miei coetanei di questa generazione, abbiamo iniziato a scrivere super tecnico, perché lui era l'esempio, chiaramente, perché la stella che brillava su Lugano, no? In ambito hip hop. E quindi sì, lui è stato il primo. Poi tra l'altro è stato assurdo perché cioè non è che lui mi ha scoperta, ma io gli avevo mandato una storia di Izzy che diceva io sono Bear Grylls, e matta che avevo questo meme di Bear Grylls così, e lui l'aveva vista, mi aveva risposto, e da lì era andato sul mio profilo a caso e aveva scoperto i freestyle. Quindi è stato tutto casuale, mi ha fatto strapiacere, io ero contentissima. E lui è stato un po' il primo a propsarmi. Poi mi ricordo Nerone e anche Ensi e insomma poi tutti gli altri, però Matta che è stato il first. Quindi ritorniamo all'inizio, che Ensi diceva che se sei bravo scopriamo. Aveva ragione, perché era una delle cose che spesso succede, che chiedono ma come faccio a farmi vedere, no? Sì, è vero. E tu non hai avuto alla fine questo problema, perché tu hai fatto le tue cose e hanno iniziato a girare. Ma probabilmente avevo già assimilato il fatto che se sei bravo da qualche parte vai. Io non mi sto autodichiarando brava, però comunque ci mettevo tanto impegno, credevo nel fatto che se ti impegni tanto e se hai un minimo di propensione a far bene le cose, da qualche parte dovrei arrivare, no? Però ci sono stati dei periodi di piatto dove dicevo cosa? Cioè, cosa sto facendo? Però vabbè, adesso sono contenta che si sta muovendo qualcosa. Ok, quindi adesso tu vieni identificata da tanti come una ragazza giovane della nuova generazione, che però nel suo primo EP ha fatto un EP con lo stile, quello che adesso si viene definito classico, no? Sì. Questo deriva dal fatto che tu arrivi, come dicevi, da un po' da qua, da Mattac, da quello che c'era qua, dove Quinticino è ancora molto, è stato sempre presente. Sicuramente sì, perché alla fine gli esponenti erano Mattac e Funkinano, appunto. E io mi ricordo, adesso parlo dal mio punto di vista perché c'erano un sacco di altri movimenti, però a me avevano colpito un sacco i Locandieri, che era questo gruppo hip hop dove peraltro c'era Dis, che adesso è il mio produttore. E io ero mega fan loro, e loro facevano roba, infatti Disse già campionava cose 90s, perché loro avevano avuto le reference tipo Neffa, Messaggeri della Dopo, cioè tutta quella vibe lì, no? E quindi sì, credo che si sia un po' autoalimentata questa cosa. E però credo sia anche data dal fatto che io comunque il mio primo incontro proprio stereo con il rap, nel senso dove ho proprio detto ok, d'ora in poi sarò ossessionata con sta roba a vita, è stato con i mixtape di Jam, quello che vi consiglio, volume 2, e lui comunque prendeva le basi americane, che alcune avevano reference ai 90s, quindi c'è stata un po' questa doppia via che mi ha portato all'old school. Cioè, tu hai tirato fuori un EP nel momento in cui comunque e lo stile classico è tornato in maniera forte, perché se pensi al disco di Due Combatti, sì, no? Sì. Quindi sei arrivata nel momento giusto, forse? Ma molto a caso, perché nessuno di noi aveva pensato minimamente. Però è stato assurdo, perché proprio poco dopo che è uscito il mio EP è uscito l'album della Long Gang, che comunque io credo che come sonorità sia molto vicino alle nostre. E per noi è stato bellissimo, perché non so, è come dire essere sostenuti senza volerlo, non so, cioè comunque sono delle sonorità che, come dici tu, non erano in voga, mega brutto dire in voga, però e sono tornate a caso, quindi sono contenta che ci sia stata questa casualità che ha creato questo movimento, spero che vada avanti. Che alla fine è senza volere, come dicevi te, però è quello che ti ha un po' distinta da tutti gli altri, che sono tutti abbastanza cloni, fotocopie di tutto quello che c'è adesso in giro. Ma in realtà io ho fatto un percorso un po' strano, perché come ti dicevo sono partita da Genitals e io ho una personalità molto ossessiva, non so come dire, nel senso che ho scoperto quello che vi consiglio volume 2 e l'ho ascoltato fino al sanguinamento dei cavi oculari e delle orecchie,
E così ho fatto anche con gli altri suoi progetti, no? E ci ho messo un po' per staccarmi quella roba lì e scoprire altro. E in realtà mi ricordo forse uno dei primi pezzi anni 90 che mi aveva proprio, cioè mi ero ascoltata in loop, era Full Clip dei Gangstar. E da lì poi ho recuperato tutto, e Get Around di Tupac, pronuncia top, vabbè. Quello è stato uno dei pezzi che, cioè, ho proprio consumato tantissimo, e da lì ho scoperto tutta la wave. Ok, e di cose italiane? Hai un po' di cultura del passato, oppure sei partita dal genitalia e basta? Ma sai che in realtà non tanti, cioè, contrariamente a quanto si pensa, forse, non lo so, io non ho tantissima cultura del pre-2000 nel rap, ma anche nei primi anni 2000, rap italiano, perché sono tutte cose che ho scoperto dopo, e visto che comunque il mixtape di Jamie Tights l'avevo scaricato, non è che c'erano dei link da quella cosa lì, no? Cioè c'era, vabbè, Cane Secco, che però non faceva neanche più così tanta musica, quindi non so, era un po' tutto scollegato dal resto. E quindi no, poi vabbè, quando ho scoperto Uomini di Mare, chiaramente i primi album di Fibra, vabbè, non si può dire niente. Anche mi ricordo, tipo, pensa che io avevo scoperto Sciocca, questa cosa è grave, perché quando facevamo freestyle in giro usavamo sempre Ghetto Blaster come beat. Io dicevo, ma che figata sto beat, e da lì ho scoperto tutto, quindi capito, ho fatto un giro molto largo prima di arrivare alle cose. Ti interessa essere identificata come una donna che fa rap, oppure no, tu fai le tue cose e il genere, se sei un uomo o una donna, non è importante? Guarda, no, sinceramente no, perché ho sempre dato peso alla musica, cioè non mi sono mai minimamente chiesta. Anche appunto è un discorso che faceva anche Mac Miller con il fatto di essere bianco e rappare in America soprattutto, che cioè tu non ti senti mai, se una cosa veramente ti prende così visceralmente come è stato con me o con tantissime persone hip hop, tu non ti viene la domanda, ma dovrei fare questa cosa? Perché, cioè, stai talmente bene e ti senti talmente appartenente a quel movimento lì, che ti fa sentire per la prima volta accettata in qualcosa, che non ti poni questo quesito, che secondo me può essere abbastanza dannoso poi per la carriera proprio. E nel mio caso a me fa piacere quando non lo dicono proprio, perché io non sono molto pro alle categorie, cioè trovo che non abbiano alcun senso, perché spesso addirittura poi dopo nasce la narrativa, tipo, giustamente anche, ah, tu sei una ragazza, ce la fai perché il mercato è piccolissimo e quindi hai molte più possibilità, no? Invece no, cioè se la musica è bella, se non è bella, non è bella. Questa è un po' la mia visione delle cose. E quindi sono molto contenta quando appunto dicono un artista senza specificare la ragazza del rap, cioè, capito? Mi fa piacere. Ok, mi sembra che tu hai abbastanza già le idee chiare, pur essendo giovane, anche sul mondo discografico, come funziona, no? Quindi non c'è il rischio che fra, non so, 5-10 anni ti vediamo da super sexy, come è successo a tantissime altre MC italiane in giro, o no? Guarda, in realtà è che proprio io non riesco, cioè, nel senso, vorrei, però non so, sarebbe, mi farebbe anche comodo a volte avere un'immagine un po' più, non so, un appealing un po' più standardizzato, però proprio non è la mia cosa, cioè se mi mettessero tutta pettinata, peso lì, comunque sembrerei strana, perché non è il mio personaggio, no? Quindi non ho quell'indole lì. E non sarebbe funzionale per un discografico provare a trasformarmi, perché uscirebbe una cosa bruttissima, e quindi no, non credo. Però in realtà mi ricordo, ci ho proprio pensato negli scorsi giorni, che quando ero piccola pensavo, cioè più piccola, pensavo tipo, ma perché non posso fare una hit dell'estate bruttissima, così faccio i soldi e poi faccio quello che voglio? Invece adesso è cambiato un po' il mio pensiero, quindi neanche quello credo che lo farò, insieme.
una cosa che, andando sul lato musicale di quello che hai fatto, allora adesso questo è il primo EP che fai, no? È un lavoro che si sente molto bene, nel senso, io per esempio ce l'ho nella playlist, c'ho la mia personale, e ho quasi tutti i brani, forse tutti li ho messi, e io sono come tanti, dopo un mese di cancellare ne metto altri, i tuoi li sto tenendo da quando è uscito, non li ho ancora cancellati, perché non stancano, quindi ho questa impressione, no? Sono canzoni che, cioè pezzi che secondo me fra qualche anno te li senti ancora volentieri, non è musica usa e getta. Che bella foto. No? E ho questa impressione qua, mentre altre canzoni dopo veramente 2 settimane ti stancano, e le tue no. Quindi mi domandavo adesso, i prossimi lavori, hai già un'idea chiara di che direzione prendere? E, diciamo che la linea guida che voglio seguire è veramente di fare le cose meglio possibile, che forse è una cosa che ho voluto prendere da Yugi, che da Kid Yugi, che secondo me tutte le strofe che fa, cioè non ce n'è una che dici peso, cioè sono veramente tutte super stilose, però è la sua roba, cioè non è che si mette a camaleonticizzarsi per qualcosa. Quindi nulla, la cosa è di cercare di seguire quel che mi viene di fare, anche perché poi una cosa che ho imparato dall'EP è che se tu provi a fare qualcosa sforzandoti esce malissimo, e quando non ti sforzi, vabbè questa è una cosa ovvia, però ci si mette tanto a impararlo. Quindi niente, questa cosa che mi hai detto tra l'altro è un bellissimo complimento, ti ringrazio molto, di fare cose che appunto non si rovinino con il tempo, perché sono fatte con il cuore, come si dice sempre, e non con la testa, ecco. Ecco, a questo proposito penso che il fatto che tu sei nata e cresciuta in Svizzera, la Svizzera è il paese più aree di linguistiche e tutto, quindi ho visto, anche sentito le tue referenze sono anche molto, non solo verso l'Italia, ma anche verso la Francia, verso la Svizzera, no? Sì, sì, il francese lo capisco, lo parlo malino, però lo capisco. E il tedesco lo capisco malino e lo parlo malissimo, quindi sì, perché l'ho studiato a scuola il francese e anche il tedesco teoricamente. E, però sì, questo sicuramente ha aiutato, perché mi rendo conto anche quando mi interfaccio con gente che non capisce il francese, mi dice ma io non ascolto musica francese perché non la capisco, no? E questa cosa la capisco benissimo, soprattutto l'hip hop, che non è che ci sono melodie universali che tutti possono captare, no? Però nel mio caso io trovo che loro siano proprio, cioè lo dico in modo cristallino, i più forti in assoluto a rappare, perché non c'è paragone, sono super innovativi sempre, poi li gioca anche a favore la lingua, che comunque è super smooth, super come dire morbida, per fare i giochi di parole, i flow così funziona benissimo. Però le mie influenze sono state la scena di Ginevra, cioè praticamente solo quella, perché lì c'è una scena super calda, super coesa, che è tipo il mio sogno che ci fosse qua a Lugano, però anche proprio per circostanze non è possibile, no? E lì invece ci sono vari esponenti che fanno la loro roba, però sono super tutti uniti e hanno il loro sound proprio di Ginevra, non so come dire, li riconosci. Hanno una narrazione super spontanea che parla della loro realtà, che a tratti chiaramente concerne anche noi, e quindi loro sono il mio, di me, Makala, Varnish Lapisim, che è anche un produttore, Slinka, insomma ci sono tanti nomi che ascolto sempre. Quindi hai un riferimento abbastanza unico, credo che non ci siano tanti che hanno come riferimento la scena rap di Ginevra, no? È abbastanza sconosciuta, io per primo non la conosco, ammesso, certo. Quindi comunque questo sicuramente ti, perché io ho sentito il disco, perché me l'avevi consigliato te, no? La piscina. E in effetti è molto originale, molto bello quel disco lì, e, però appunto come nella marea delle produzioni che ci sono in giro,
se non c'è qualcuno che te lo dice può essere difficile. Assolutamente. Anche perché seguire la scena francese è complicato, c'è un sacco di, no, di artisti, sì, che escono fuori. Adesso in Italia ho visto che c'è più attenzione verso la Francia, ma è ovviamente sempre limitata, no? Perché l'altra, certo, domanda che ti volevo fare era proprio quello legata alla territorialità del rap. È raro che uno vada a sentire il rap di altri paesi, proprio perché la barriera linguistica, se non lo capisci il rap non lo senti tu e quindi non lo ascolti. Magari può essere quello americano, quello che sentono un po' il, sì, resto del mondo, ma quello già francese o quello inglese o non so, spagnolo, tedesco, il tedesco sono sì, bravissimi, ma non credo che tantissimi fuori dalla Germania riescano a sentirsi un LP in tedesco per un'ora, no? Sì, io, certo, direi pochi, no? Però sono bravi e la scena tedesca è favolosa. C'è anche il fattore che quella fetta di persone che ascoltano un certo artista perché li rappresenta, quando l'hip hop, che è molto territoriale, molto senso di appartenenza a un luogo proprio, chiaramente se è di un'altra nazione fai fatica a rivederti, però cioè, è legittima la decisione di non ascoltare cose che non capisci, perché chiaramente non ha senso, cioè è come ascoltare una poesia in cinese, io non capisco nulla, nel senso magari non ha tanto senso per me, il rap alla fine è un poesia in rima e quindi capisco le persone che non ascoltano, però lo consiglio comunque perché le sonorità sono super interessanti. Qual è? Hai degli obiettivi? Cosa vorresti riuscire a fare in questi prossimi 10 anni? Allora, il mio obiettivo non a lungo termine, cioè proprio nell'immediato, è di provare a vivere di musica, perché non è proprio una missione semplice e richiede tempo e investimenti. E quindi niente, al momento questo è il mio unico obiettivo, cioè a costo di però non svendermi, perché come ti dicevo la hit estiva no, preferirei non farla in quel modo lì, no? E quindi sì, gli obiettivi sono riuscire a fare della musica il mio lavoro e direi che questo basta e avanzo. Tu dicevi che sei una tipa persistente, quindi non hai timore di stufarti? No, di stufarmi no, perché no, so per certo che non mi stuferò, perché la musica ha sempre fatto parte della mia vita, non mi ha mai minimamente, cioè mi ha stufato tutto tranne la musica, quindi ecco, se mi dai di stufare anche la musica sarebbe un po' un problema proprio per la mia esistenza, perché non funzionerebbe più nulla, però sono 100% sicura che questo non succederà. Quindi spero che nel 2033 avrò qualche platino sotto braccio e così, insomma, qualche milioncino in banca. No, scherzo. Solo bella musica. Bene, grazie mille. A te, grazie davvero.